Greta Beccaglia, giornalista bella, brava e buona, Greta Beccaglia, che lavora per Toscana TV. Al termine della partita Empoli-Fiorentina è stata volgarmente palpeggiata, Greta Beccaglia. Della notizia vengo informato dal mio amico Laurenti, che mi ha mandato la notizia, ed io la notizia ve la metto come link nel riassunto di questo video. Volgarmente palpeggiata, ha avuto ragione Greta Beccaglia di lamentarsi pubblicamente, perché a me risulta che sia stata palpeggiata, scusate il termine, scusatemi cari amici, palpeggiata, scusatemi, del popò, mi scuso se mi sbaglio, ma a me risulta che sia stata palpeggiata nel popò. Quelli che hanno fatto una simile volgarità di certo non conoscono questa mia opera storico-mitologica, La stirpe del serpente, dove io parlo della discrezione, la discrezione. Il comportamento dell'uomo nei confronti della donna si deve basare sulla discrezione. Greta Beccaglia ha scritto tutto qua, la discrezione è la virtù migliore di ogni uomo in patriarcato. Grazie Laurenti, grazie che mi hai mandato la notizia, palpeggiata nel popò, perché il popò è una parte particolare, è una parte particolare del corpo umano, il popò. Si chiama popò, si chiama per un brutto motivo, per un brutto motivo. Si chiama il popò per un brutto motivo, un brutto motivo. Nessuna donna può essere contenta, nessuna donna. Il palpeggiamento non va mai bene, a meno che non sia richiesto, ma soprattutto il palpeggiamento non va bene. Scusate il termine, scusate la parola, non va bene nel popò, perché è una brutta parte del corpo umano il popò, brutta, brutta parte, cari amici. Ma pensate che il grande filosofo Plotino si vergognava, diceva che noi siamo delle latrine ambulanti, delle latrine ambulanti. Ogni donna ha la propria dignità. Ecco qua voi che avete fatto questa azione volgare, plebea. Dovete leggere La stirpe del serpente, dove si spiega che la virtù di ogni uomo in patriarcato si chiama discrezione, la discrezione. Grazie Laurenti che mi hai dato l'informazione. A te, caro amico Laurenti, a Greta Beccaglia, a Toscana TV e a tutti voi. Tanti cari saluti dalla stirpe del serpente!